Ma è un'emozione grande, perché chiaramente essere presidente di una squadra, di una società così importante nella storia, nello scenario, nel palcoscenico del calcio mondiale, è veramente qualcosa di emozionante e di coinvolgente. Prima bisogna garantire la continuità del club attraverso il concetto di sostenibilità e poi chiaramente portare avanti il discorso dal punto di vista della progettualità sportiva. Tutti assieme arriviamo a fare delle scelte, e sono scelte che non necessariamente devono passare attraverso un esborso consistente di denaro. Cioè, siamo stati bravi in questi anni a coniugare quello che era la disponibilità finanziaria e economica con dei risultati di successo attraverso la scelta di uomini importanti, di giocatori bravi. Ricordatevi che la scorsa stagione ne sono arrivati 12. Dobbiamo continuare su questa strada. Presidente, i prossimi passi saranno i rinnovi di Inzaghi, Barella e Lautaro, grazie. Sì, d'intesa con la proprietà proseguiremo su questo. Sono ottimista come ero stato precedentemente. Credo che non ci saranno grandi problemi, perché tutti questi calciatori e allenatori che tu hai menzionato hanno un forte senso di appartenenza, e questo è sicuramente un motivo di vantaggio rispetto a qualsiasi altro tipo di negoziazione. Ma l'obiettivo è praticamente guardare la sala trofei, tutti i trofei che sono deposti lì, e sono tutti quelli che fanno parte dello scenario calcistico. Quindi noi abbiamo l'obbligo di ripercorrere quella strada per arrivare a conquistarne il più possibile. Bisogna avere coraggio, l'ho sempre detto, il coraggio nello sport non è sinonimo di arroganza. Dobbiamo avere la forza e la capacità di credere in noi stessi, perché siamo l'Inter, di sapere e contare sulla forza rappresentata dai nostri tifosi, e quindi affrontare questa nuova stagione con la spavalderia che ci ha contraddistinto in questa stagione passata, che significa avere un grande rispetto verso gli avversari, ma non avere timore di affrontarli.